Sentite come viene giù quest'acqua. Sentite come ci bagna dappertutto. Io sono tutto bagnato, signore e signori. E quindi vi do il benvenuto a una nuova live di potenza, ovviamente, direttamente da 3 minuti d'anticipo. Ovviamente, direttamente dal Veneto di potenza. Buonasera, buonasera popolo. Buonasera Sergio. Quanto tempo? Ciao. Ciao, bananone che non sei altro, dove sei svanito? Dimmelo! Ok, scusami, è che ogni tanto mi parte così, quindi buonasera Zanardi, Simon, Seba, Chaos, Federicom, Iolao! Ok, scusami. Va bene, buonasera Umida, cellulare, speriamo che vada tutto bene, che tu stia bene, che tutto stia bene, che tutti stiamo bene, io sto bene. Ma la patata non poteva aspettare, signori. Ieri. Ieri stavo dicendo l'ho fatta aspettare. Ma oggi non poteva aspettare. Ok, scusatemi. Buonasera, benvenuti. Ciao Christian. Buonasera, benvenuti. Damakos. Hello, welcome to a party! A quanto pare sono l'unica banana che è rimasta indietro con Detroit da queste parti. L'ho fatto provare a mia sorella stamattina e mi ha superato già coi progressi. L'ho fatto giocare a mia mamma e è andata avanti coi progressi. E l'unica banana che è rimasta indietro alla Jericho sono io! Oh, anch'io la patata l'ho mangiata poco fa. Oh yes, infatti adesso sembro una donna al terzo quarto mese, però. Però non diciamo niente di queste cose. Andiamo avanti con la nostra potenza. E. Allora io porto quello dei robot, visto che l'Escapist 2 ancora non c'è, Seba. Non c'è, te l'ho detto già ieri, ma evidentemente tu stavi pensando al PDZ. Porca miseria, gioca l'Escapist. Pagamelo, Seba. Pagamelo. Give me your money e I play. Ok, guarda come. Mamma mia, senti che inglese. Che inglese potente. Oh, meno male. Buonasera Gludwig. Buonasera. Allora, avevo promesso ieri che ovviamente sarei partito un cicin dopo con la live per permettere a tutti di sintonizzarsi. Non intendevo ovviamente il fatto che sarei arrivato un cicin dopo tardi così perché però sapete quando la patata chiama. Allora non c'è altro da dire. Basta. Domani sera vi aspetto in live per una live special. Facciamo un po' di last chat con un ospite estremamente special. E aspetta, fatemi guardare il telefono. Io arrivo, ma tardi, molto male Fabio. Molto, ma molto male. E il gruppo Telegram, boys. E quindi. No, tre messaggi addirittura. E la pe. Generale. Ok, adesso c'ho due umi che mi scrivono. Incredibile. Ah, hai capito. Sì, ma Damakos dici ufficialmente, metti il gioco in pausa quando devi interagire, così la chat può decidere il destino del mondo crudele. Però, scusate un attimo, ma se io metto lì in pausa, finisce che non finiamo più, capito? Finisce che non finiamo più. Ok. Buonasera. Ba 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 ba. Cosa avete fatto questa domenica? Tutto bene? Madonna santa, ci ho azzeccato pure il giorno. Ci ho pubblicato due video oggi e ci ho azzeccato pure il giorno. Ma che sta succedendo? Comunque, ragazzi, veramente. Sectoria non si vede più. Darwin non si vede più. P non si vede più. Pep non si vede più. Tutti quei piccoli bananoni? Tutto bene, spero. È quello che ho detto anch'io, Che cosa Bella. vuole fare oggi? Sapessi cosa vorrei fare. Comunque, tutti quei bananoni si sono messi a giocare a 5M. E ho detto, non mi segue più nessuno perché sono tutti a guardare a 5M. For fuck's sake, ma si può? È stata la mia idea, tra l'altro. Cioè, ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Non c'è più giustizia per... Hai un esame? Federico, non ti preoccupare, sarà più facile di quel che pensi. Però sapere leggere e scrivere sarà proprio quello di terza media, presumo. Quindi, capito? Andiamo a vedere un attimo Questa i... è la sua cronologia. Sì, è la mia Mostra quali cronologia. parti della storia ha vissuto e quali deve scoprire. Sì, fatti un po' di Poi cazzi cercherà tuoi, gli altri scusami. giocatori e Oh! prima. Shh! Qua decido io cosa faccio con la mia storia, dove vado, con Madonna Santa. Anch'io martedì l'esame. E io invece, signori, sapete cosa faccio martedì? Vado a firmare il contratto. Vado a firmare il mio fantastico contratto di lavoro. Ciao, Puce, ciao! Ti senti bene? Ciao Eugenio, adesso mi faccio grosso allora. Troveremo aiuto.
Cazzo, piove sempre, oh. Ricordo. Sono grosso adesso. Ciao, Chaos Killer. Chaos Killer, in che serie TV l'ho sentito? Questo. Chaos Killer, Chaos Killer. L'ho sentito! In quale serie TV ho sentito il Chaos Killer? Bananoni che non siete altro. Sì, Lofra, se tu la lasci così sullo schermo, quella tizia lì, ti parla di continuo. Potresti lasciartela lì e non saresti più solo 24 su 24, eh? Buonasera, Eldani! Buonasera! Buonasera! Allora, signori, per non saper leggere né scrivere, io vi do ovviamente il buonasera, benvenuti a questa serata ovviamente estrema. Ma quanta puttana! Lo so, Gesù, ti ringrazio! E allora iniziamo subito! Iniziamo subito, ancora una volta! Ancora una volta, molto bene! Devo riuscire minimo con 7,5 lotto, così mi compro Train Simulator 2. Guarda le energie come vengono sprecate, porca miseria. No, non è che serie, ricorda. Il Chaos Killer è l'assassino del caos. È proprio un personaggio di una serie. Vai, io vado a votare e poi entro. Madonna santa. E qua le scelte non sono proprio belle. Guarda che orecchio sexy che ho. Oh yes. Cuffie potenti solo per la potenza. Maverick, avete visto che non c'è più Maverick in questi giorni? Indovinate cosa sta facendo? È fucking 5M pure quello. Ma si può? Ma si può? Fatemi non pensarci, via. Via. Dov'è l'alcol? Madonna. Allora, raga. Allora. Ti dovresti una... Che cazzo fai? Starnutisci? Buonasera, Black Fede, buonasera. Oh, meno male che non abbiamo più quello spoilerone di Andrea, eh. Che ca! L'ho appena detto! Fai bene perché ho bevuto più di tanto. Ho mangiato, ma non ho bevuto più di tanto. Allora, ragazzina, suona! Sì, peccato che quel gioco lì non avrà niente di speciale, se va. Delusional. Allora. Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. È l'amico di Vadim. E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Qua è dove era mia sorella e sentivo delle cose molto strane, signori. Quindi non guardate se non volete guardare, ma guardate allora, eh? A rischio esterno da 2 terabyte da comprare? Dove cazzo è finito? Ah, ce l'hanno di là. Su, entra. Coraggio. Toshiba. Per me i Western Digital sono cacca. Ho avuto problemi con i Western Digital. Quindi, Toshiba me lo. Cerca aiuto, segui Zlatko. Luther, puoi riporre i sopravviti di queste signore? Madonnina santa, Frankenstein! Sta tranquilla, non morde mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Porca miseria! Toshibas, 2 terabyte secco. Grande così. Accomodatevi. Ma non aveva fatta nera, perché? Perché cazzo? Che cazzo? Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. E cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi.
spazi aperti, aria buona e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo passare il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Sangue blu sulle dita, ottima osservazione, Seba. Venite. Lei può aspettarci nel soggiorno. No. Bravo bot, un mese, altro mese. Bravo, un altro mese, bravo. Andiamo nel seminterrato. Deve essere sicuro il seminterrato. Ci andiamo. Aspetta. Che stiamo cercando? Perché stiamo guardando sta roba? C'è un pattern, qualcosa che ci manca. C'è un buco nel muro. Cosa cacchio stiamo facendo? Andiamo di sopra noi, siamo ribelli. No. Struz? O strunz? Così esile, è esile sta cara. Non ci piace, non ci piace. Non mi piace. Sta qua. Nemmeno lui. Non mi fido. Fixio, ciao. Uno banana. Sì, ma sto bot, ma che cazzo ho fatto di male, raga? Dobbiamo fidarci. Dobbiamo fidarci. Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Sì. Rimuovere i tracker è illegale, e quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No. No, starà bene. D'accordo. Non so, non è pieno di androidi morti qua. Alice, vieni con me. Vieni con me, tranquilla. Ok, c'è una via di fuga. Ok, via di fuga. Prendere nota. Alice! Che fai? Non entri qua dove c'è un pozzo profondo, infinitamente profondo. For fuck's sake. Allora. Sembra proprio un posto amichevole. Aspettare lì. Certo, chi è che non aspetta lì? Molto bene. Allora, signori, diamo il potenza. 4 mesi per Eugenio e 3 mesi per Fixio. E Lofra che mi segue solo da 3 giorni. Che vergogna. Che vergogna, Lofra. Sei un mio moderatore da anni e sei un mio follower solo da 3 giorni. Non si fanno queste cose. Devo avvertirti, non sarà piacevole. Glielo dicevo perché glielo ficca dentro, no? Lo sai cosa è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. Ritrovarvi è difficile. Quindi era già disattivato. Non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto... Sì, beh, ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Che belli gli umani, che bello gli umani. Aspettandosi che li aiuti. E invece li resetto e li rivendo. O li uso per i miei... Beh, esperimenti. No! No, non voglio il resetto! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila, ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Oh, un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero, ma è anche assurdo. Wow. Fine alle tue sofferenze. Non resettarmi. No, ti prego.
Oh. Non formattare il mio hard disk, maledizione. Tagli un calcio, un pugno, fa qualcosa, Mike. Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Che cazzo sta dicendo? Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore. Niente sogni frantumati. La Madonna, ma è lento sto coso. 10% a malapena. Cara! Cara? Oh, povera Alice. Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Ma sei deficiente, bambina. Adesso basta, vieni. Cosa vuoi che mi sia successo? Te l'ho appena detto. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara, svegliati, cara. E niente, sta bambina, ragazzi, deve finire maltrattata in tutti i casi, a quanto pare. Vediamoci in soggiorno. Che vuoi, darmi un bacino? Vabbè, vabbè, ok. Non so neanche cos'è un reset. Cavo blu, cavo blu, cavo blu. Dai mai, cazzo. Tiramelo giù. Ma che c***o? Allora, Mike. Cavo blu non si tira. Cavo giallo. Ips. Cavo giallo. Il giallo, me la sento di più col giallo. Ma porca puttana. Neanche il cavo giallo. Verde allora. Verde sia. Strappa quella. Oh yes. Si sta bagnando tutto. Bam. Ma che cazzo. Fuck. 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 Mi ha resettato il cervello. Maledizione. Maledizione. È come se da domani uno non conoscesse più Mike senza nome. Ella, ella. Boobies, boobies. Non possiamo dire altri termini, capito? Perché sennò tutti si incazza. Boobies. Oh. Ok, buono, 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 buono. Va bene, avanti. Avanti, buonasera Victorinox. Guarda quanta gente che c'è qua dentro. Prima non potevamo prima non potevamo alzarsi in piedi, no? Aiutaci. Maledetti bastardelli. No, devi impedirlo. Ci pensa Mike. Cioè, cara Mike. Per il suo bene. Mi piace giocare con noi. Terminator, for fuck's sake. Per il suo divertimento. Oh yes, oh yes. Ma chi è il vero mostro? Guarda cosa ci ha fatto. C'ha il pelo in faccia quella. Però c'è il cervello aperto. Devi ricordare chi sei. Altrimenti la piccola morirà. Ma poi perché fare queste cose, queste creature così strane? Cioè, fai delle sexy bombe, no? E cacchio. Poi sei da solo, ti diverti all day long. Madonna santa. Guarda qua, che cos'è sto schifo? Madonna santa. Io vorrei davvero avere degli androidi così. Puliscimi quel casino.
E dopo ti porto al cinema. Siamo amici dopo, non capito? Vogliamo pulire il casino, madonnina santa. Adesso facciamo finta di essere i robot obbedienti e poi ammazziamo il grande grosso coso nero. Ma che palle che non si può ammazzare la gente qua dentro. Dai, ricordati. Brava. Brava. Si ricorda che si taglia i capelli in macchina, sta deficiente. Ma io... ma i capelli erano neri, erano. Chissà se ho, ho ripreso il mio salvataggio. Sto giocando sul salvataggio di mia mamma. Perché eravamo arrivati più o meno allo stesso punto. Quindi lì sono bestemmie. Che cazzo? Ma fuck you. Tu e la tua cena. Sì, Luther. Ai ai ai, questo è ortodosso. Ortodosso, eh. Cioè c'ha l'orto e dietro all'orto c'è un dosso. È ortodosso. Quindi ancora. Casa dei secoli. Voglio andare via. Una casa in vacanza. Mini case. Ma che è? Tutta la serie di D-Max. Tutta lì. Madonna, c'è una pallina. Trapassante. Da un gioco che costa 40-50 euro. Ancora dopo che è uscito da 2 mesi. Praticamente c'è un. Incredibile. Incredibile. Ok. Osserviamo. Niente di buono. Tiriamo la tenda. È coca quella sul tavolo. Ma dove, cosa apri? Qua si può, sì, vabbè, apri. Apri o non apri, non me ne frega niente. Coca questa. No, niente coca. Vabbè, proviamo ad aprire la porta. Esatto, esatto. Un orto sul dosso, mi sembra ovvio. Ciao belli. Ciao Alice. Daniele, buonasera, benvenuto. Welcome to a party, boy. Trapa tamp 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 tamp. Piri pitch 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 pitch. Posso suonare pianoforte? Guardate, c'è un quadro della ragazzina della famiglia Adams. Posso dare una spintone a sto tizio nel fuoco? Ma che due marroni ste finestre. Hanno messo un'animazione solo per mettere qualcosa. Vabbè. Questa sarebbe la cena del padrone. Ehi. Cercate un posto sicuro. Dove iniziare una nuova vita. Pa 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 pa. Mi chiamo Fart. Fart, giustamente. Fart è un nome. Segui le istruzioni. Che cacchio di istruzioni perché ci seguo? Dammi la cena, che sono i croissant e le patatine fritte, praticamente. Buonasera, Damacos. Ciao, Andrea, buonasera. Sei tornato al momento. Ti sei perso un pezzo, Damacos. Ma un pezzo. Hanno resettato Kara. È stato sto tizio maniaco psicosessuale che abita in questa villa anni 800. Appoggiala su quel tavolo laggiù. Fuck you! Sai quando dice al tuo droide appoggiala su quel tavolo laggiù e quello si gira, esce dalla stanza e se ne va? Bulldushen! Madonna santa, ma quanto tempo! Cosa stai combinando, Dushen? Oh, sei svanito, ti sei perso nella fanghiglia russa. Oh, Leo, buonasera. Leva quella carcassa. Mettila di là. Se va senza dire una parola. La stronza mi lancia per un'impiegata del cazzo. E effettivamente Kara e Alice soprattutto. È passato lo psicopatico a un altro. Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Zlatko, io mi chiamo Zlatko. Porta le carcasse nella stanza successiva. Vieni con me, bella. Luther! Luther! Ma che è sta roba? Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. E spostati dai marrons. Bambina tra 10 minuti. Tempo rimasto. Oh, fuck!
Oh fuck, io odio. Le notti virili, virili, ma virili a fa che? Questa è la domanda che avevo tutta la gente si pone, Lucene. Stai a lavorare, vero? Sì che mi dicevi, mi dimentico a volte, perché sai, martedì devo andare a firmare, il contract, madonnina santa. Verso il corridoio. La pippa del Tatrogatti del Red Ice. Molto bene. Buonasera Simon. Ciao. C'è un orario di sconto su PS Store. Dovrebbe esserci sì insieme a coso. Mi chiamo Carl. Urco ciccio. C'è una signorina rossa a 90. Come piace a me. Volevo dire rossa. Ah, ma è al contrario? Ok, non è come piace a me. A me piace dritta, se possibile. Perfetto. È un cane? Orso? Perfetto. RA9. Attenzione. Amazing. Comunque stavo dicendo, sì, è in sconto SnowRunner e anche World War Z. Esatto, World War Z, giusto. Ci ho azzeccato il titolo. Ok. Orco ciccio. Adesso ho capito perché... Ah, ma è la stessa stanza. Ma fuck. Adesso ho capito perché la mia cara mamma senza nome ha deciso di smettere di giocare. C'è un ciccino di horror. Cosa ci fai qui? I padroni ti hanno autorizzato a stare qui? Devi sempre obbedire al padrone. Oh sì, devi sempre obbedire. Disse lo strunzio che sta nella vasca da bagno. Non c'è niente per te qui. No, non c'è niente per te qui. Se non hai degli ordini... Dovresti andare in stand-by. Oh sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Non dovresti... 7 minuti! 7 minuti, solo 7 vedrai. Ah, ma sono finito nel stesso buco. Ma che ca... Delle patatine, ti innamorerai. Sì, allora, che Andrea dica che non sa che succede vuol dire che è una trappola. Zlatko! Che cacchio stai facendo? Dormi. Ancora gli ortodossi sulle pareti. Ah, razzo, non c'ho tutto il tempo a esplorare qua a casa. Chi è che non prende un tizzone ardente in mano? Oh, Alice nel Paese delle Meraviglie, ovviamente. Daniele! Welcome to a party, grazie per i follows. E tanta potenza. L'orso alla schese, anche secondo me. Alice. Sì, ma tu non ti chiami Alice. Tu ti chiami Carl? Carl Poppa. Avete controllato cos'è Carl Poppa, signori? Della città questa mattina. Secondo... Fuck you, ok? Cioè, frega niente di chi seguiva cosa. Dai, non si può aprire anche l'armadio pieno di scheletri. Che è sta roba? Mi sono già perso. Ma sembra la stanza giusta. Potrei dimenticarti. Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. È la seconda volta che la bambina dice che dovevamo venire da una parte e noi ci andiamo. Seguimi senza fare rumore, ok? Adesso cammina
facendo puzzette. Cosa vuol dire seguire senza far rumore? Tizzone ardente. Luther! Sì, Zlatko. Qui ho finito. Prendi la piccola. Subito, Zlatko. Madonna santa. Là? Qua? Zlatko! Che c'è? La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cerca! Madonnina, signori! Botte da orbi! Si prospettano botte da orbi. Sembra essere uscito dalla stanza. Prendiamo il tizzone. O il pezzo di... Sto cercando ovunque. Usciamo prima che ci trovino. Buona. Dai fuoco. Bruciamo sta casa schifosa. Sbrighiamoci o ci prenderanno. Bambina. Next room. L'orso, vogliamo l'orso, lo fucking bear. Stupida capra, non dovevi correre, basta. Imbecille, l'orso. Cazzo di dubbi hai, porta sul retro. Arriva Martin Lutero. E quella la fermerà sicuro. Com'è? La lampada non l'ha fermato? Che cazzo, pure le bambine? Chi prendi inseguimento le bambine? No, non ti lascio! Non ti lascio! Corri più veloce che puoi! Corri, tanto non li troverò mai! Ti avevo avvertito! I sogni finiscono sempre in lacrime! Dovevi ascoltarmi! Beh, guarda la tua casa, bitch! Che stai facendo? Levati. No. Questa volta no. Ho detto levati, o ti... Ma ammazzalo, cazzo, Lutero! Sparagli a quel figlio di una... Come osi? Come osi? Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Ah, perché ho aperto il cancello! Venite, sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! E adesso si rileggono come niente fosse. Eh beh, conosce qualcun altro, no? Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Va bene. Dai, andiamo, dai, che cazzo se ne frega. Mi fido. Tra il psicopatico primo, psicopatico due, che ci manca? Due senza tre? No, andiamo. Avanti.
Avevo così paura di perderti. Ma com'è morta, Leo? Ma tu la vedi morta? Cosa stai dicendo, Leo? Madonna santa. Così, così, bam! Colpo di scena. Colpo di scena! Ok, scusate. 50 miliardi di punti. Tac. Luther raggiunge cara Alice. E niente, e niente. Anche altra serata tra invali e due, signori. Software instabile. Oh, oh. Che c'abbiamo? Ah, abbiamo l'ombrello. Siamo ancora dalla grande bossa. Trova Amanda. Ah, questo giro ha cambiato zona. Va bene. Buona cena, Andrea. Finalmente lo spoilerone si toglie. Ah, il cancello non aveva aperto. Ah 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 ah, capito. Molto bene, molto bene. Mi dica. Salve, Amanda. Connor. Connor. Ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Ma siamo in mondo virtuale, che passi vuoi fare, Amanda? La pioggia è virtuale, spegnila, no? Complimenti, Connor. Hai trovato quel deviante e dimmi, cosa hai appreso? Che cacchio me ne frega? Uccelli! Uccelli! Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Che altro? Uccelli! Era affascinato dagli uccelli. Sappiamo di devianti attratti da altri... For fuck's sake! Come insetti o animali. Ma mai in questo modo. Ci è mancato poco che tu... No, ci è mancato un poco, un par di... buonasera! Tu mi devi una birra. Ci ho messo un po' a capirla. Allora, accesso alla sezione sì, sì, non rompere i marons. Di cosa si stava parlando? Si stava parlando del capitolo Il Nido. Che giustamente noi non abbiamo visto. Ma è stranissima sta cosa, perché nella partita della mamma senza nome, dopo Il Nido parte un capitolo dopo Gerico. Non c'è la roulette russa. Quindi noi praticamente non ci siamo visti Il Nido. Questo è il discorso. Salva i miei progressi e sovrascrivemeli, ma facci fare sto nido, perché sennò non capiamo di che uccelli parla, capito? E uccelli, quali uccelli? E dice Eugenio, ma quali uccelli? Dove sono gli uccelli? Ecco qua, vedi, chicken, uccelli. Fatemi bere un attimo di uccellaggine, di acqua. Allora, faccio patch, facciamo la patch. Ma aspetta, scusami. Se la difficoltà è giusta almeno. Oh, esperti, che cacchio. Esperti, che se no mi tocca fare un infarto. Chicken. Numero 5 della terza. Di cosa stiamo parlando? Vedo che Dile se ne intende di... La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di pace. E dai, stavolta è diverso. 100% garantito, colpo sicuro. Colpo sicuro. Sì, certo. Cosa c'è? Cosa c'è, Damakos? Cosa che non capisci? Sì, sapevamo che era lui Hank, deficiente. Abdar Pedro, data di nascita 2005, disoccupato, gioco d'azzardo e legale frode. E il tizio che fa il pollo? Case Gary, resistenza all'arresto, mancata osservazione delle norme igienico-sanitarie. Anch'io comprerei allora un kebab da lui, Seba, se vuoi te ne offro due i kebab. Dal tizio che appunto non rispetta le norme igienico-sanitarie. Ok, ci sto. Alla grande. Sei così impossato. Ehi, non te ne pentirai.
Ma che problema hai? Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. Cosa mi manca da vedere? In che senso, Damagos? No. C'è questa parte che ce la siamo persi. C'è questa parte che ce la siamo persi proprio perché, appunto, la mamma senza nome, avendo giocato così, vabbè, non c'entra niente della verità. Però so che c'è questa parte del nido che si parla dopo di uccelli, capito? Ripercorri gli eventi. Scusati. Mi scuso per il mio comportamento alla centrale. Non volevo essere scortese. Dai, facciamo come detto l'Ofra. Ti hanno messo anche il programma scuse da leccaculo. La Cyberlife ha pensato proprio a tutto. Ecco qua. Ah, grazie, cari, ho una fame. Adesso mi sono perso io, Damagos. Vuoi lasciare lì qualcosa? Ah, non preoccuparti, mi segue ovunque. Che marrone, devo fare la pace con sto qua, oh. Madonna santa. Visto? Secondo me è bellissimo sto titolo. Perché ti dà... Non voglio allarmarla, tenente. Ma credo che i suoi amici siano dediti ad attività illegali. Ognuno tira avanti come meglio crede. Finché non fanno del male. Ciao Christian! Non mi piccio. Lascia che mangi schifezze. Lascia che mangi schifezze. Lascia. Questo Pedro. Lui proponeva scommesse illegali. Dico bene? Già. E lei ha scommesso? Sì. Connor, ce la fai a capire, eh? Posso farle una domanda personale, tenente? Perché, Ciacogli? Perché odia tanto gli androidi? Adesso arriva Umi. Arriva Umi con le mazzuole e dice: perché gli rubano il lavoro? Sto scherzando? Piano, tranquillo, ok? C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi, sì. Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno toppato. Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? No. Leggi nel pensiero. Prego. Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile, grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. Ma c'era Umi prima, il Dani. Le emozioni mandano tutto a puttane. Poi se la tagga l'Ofra c'è. Gli androidi non sono poi così diversi da noi. Ti sei mai occupato di devianti? Ah sì sì, ci siamo occupati, e come? Qualche mese fa un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvato. No, non ho salvato. Ammetto che hai fatto i compiti, vero? Ho salvato la bambina, non il deviante. Fare indagini sulla mia vita. So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit. So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni e che frequenta spesso il bar. Quindi dove vuoi arrivare? Sincero psicologico freddo. Sincero psicologico freddo. Sincero psicologico freddo. Madonna santa. Oh secco, bentornato. Psicologico freddo. Se lo fai fast, Lofra, non posso stare qua 5 minuti per scegliere una scelta in conversation. Madonna santa. Qua siamo con Freddo, sondaggio Freddo, Johnny Freddo, B. B, ok, B. B. Ok. Sincero, ovvio. Psicologico, bene, avanti con lo psicologico.
Chissà cos'è la B. Psicologico. È un ufficiale di polizia esperto. Andata. E vorrei la sua fiducia. Sono certo che collaborando potremo risolvere il caso. Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto. A pochi isolati. Così. Diamo un'occhiata. Mi ha girato il cervelletto. La lascio al suo pranzo. Incredibile. Sono in macchina se ha bisogno. Ci hanno messo poco a fare il meme di quel tizio, però. Scusate, ma devo durante questo caricamento. Allora, sti caricamenti. Porca miseria. Non è andata male con Hank, ovvio. Hai le batterie scariche? Mi scusi. Facevo rapporto alla CyberLife. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Quindi Connor praticamente è un super droide, super modello migliore. Non molto. Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Piano di uccelli. Columba Livia. Cazzo, se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore, servono altri sbirri. Stavi davvero facendo rapporto prima nell'ascensore? Solo chiudendo gli occhi? Esatto. Cazzo, quanto ti invidio. Pronto, c'è nessuno? C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit! Stammi dietro. Va bene. Stammi dietro, ma va avanti allora. Ma che cazzo è questo? Uccelli. Puzza da fare schifo qui. Siamo venuti per niente. Sospetto un deviante e trovo la causa del rumore. Se n'è già andato. Madonna quanti uccelli, ragazzi. Madonna sana, hai capito la battuta? La patente di guida è falsa. Bene, non siamo venuti per niente. Bene, mi sono perso. Giacca militare, seconda mano iniziale RT. RT. Iniziali, forse. Roberto Tommaso. La cuceva mia madre all'elementare. Uccelli. Piacciono gli animali selvatici. Ah, hai capito, di solito ti piacciono gli uccelli a questo androide. Ra. Hai capito, ma madonna. È il verso dei piccioni. Sai cosa significa? Ra. Ah no, sono più corvi quelli. Scritto 2471. Ra. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionato? Sembra una specie di labirinto. So che questi androidi sono un po' scemi, onestamente. Lo scoprirete tra poco. Perché? Restate con Mike e ovviamente avrete una demonstration di potenza. Allora, cosa c'è? Sgabello di legno caduto di recente. Tracce di escrementi volatili. Giustamente c'è la cacca sopra e allora uno capisce che è caduto di recente. Evidenziatore aperto, umido, usato di recente. Sapessi te. Tutto molto umido qua. Colpa del caldo. Quindi eccolo là, il sospettato è stato qua di recente. Stavo giustamente scrivendo un altro paio di volte. Ra 9.
E quindi è corso in soggiorno. Molto semplice. Non lo so. Allora sì, non so. Ma dai, la PayPal. Ma la PayPal. La PayPal si fa subito, Non ci vuole tanto, anzi. È così easy peasy fare un PayPal. È a Poste Pay che è una rottura di marons. Però ancora uccelli. Ma che schifo, sto qua mette tutto in bocca. Sangue blu. La regina Elisabetta è stata qua. E si è tolto il chips. Il componente numero 9300. C'è un LED sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Oh, parla bene dei piccioni, per favore. I piccioni vanno rispettati. Oddio santo, come li odio. Guarda quanti uccelli. Guarda quanti uccelli. Io li troverò. Ho trovato un uccellone più grande di te. Taratatata. Ok. È stata analizzata sta roba, non ho capito. Impronte recenti. Tracce di escrementi di volatile. Importante. Grafi recenti. Tracce di acciaio zincato. Gancio di metallo. Dunque, il tizio sappiamo che scappava come un pazzo scatenato dal bagnos. Ha preso contro l'uccellaria. Sospetto ci ha sentiti entrare. E che fa? Ovviamente che fa? Fa il parkour. E sospettate ancora qui. Banana che non è altro. Partiamo da una cosa. Vogliamo prendere o non vogliamo prenderlo? Libri di carta. Pensavo di essere l'unico in città ad averne ancora. I libri elettronici non hanno l'odore della carta. Diglielo cazzo, diglielo. Le pagine che ingialliscono. Diglielo, sì. Non hai idea di cosa stia dicendo, eh? Tutte le malattie che possiamo trasmettere con quei libri. Diglielo. Ma i piccioni che stanno così vicini proprio non li ho mai visti. Ma poi i piccioni che non possono uscire. Ah, ecco, possono uscire. Lo prendiamo sto qua? Lo prendiamo. Fixio vuole prenderlo. Maledizione, piccioni del cazzo. Incredibile. Andiamo. Sono una bestia. Ciao Angel Viewer. Yo. Madonna, guarda come stanno trebbiando qua. Allora, facile ma lenta, veloce ma rischiosa. Via. Piace il rischio, la violenza, la potenza. Diretta ma affollata, strada alternativa. Andiamo dentro. Occhio. Permesso. Issa. Questo è mio. È mio, me lo sento. Porco ciccio, mi sono fermato. È di là, l'ho visto. Diretta ma lenta, veloce ma rischiosa, strada alternativa più sicura. A me piacciono le cose rischiose, boys. Più rischiosa, più ci piace. Porca puttana.
Amazing. Il segmento of the year. Scusa se ti ho rubato l'irrigazione, bello. Grano, che bello! Oh mio Dio, salviamo Hank! Salviamo Hank con il secondo deviante! Beh, probabilità sopravvivenza 89%, raga! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono in del de... Oh mio Dio, non so cosa fare! Ah, salviamo Hank, va! Ah. Ciao Angel! È colpa mia. Sono stato troppo lento. No, colpa di Hank, un imbecille. L'avresti preso. Non importa. Non importa. Sappiamo com'è fatto. Sì. Lo troveremo. Com'è fatto? Com'è fatto? Come un androide? Come vuoi che sia fatto? Madonna santa. Ehi, Connor. Grazie. Niente. Niente? Ma sei struzzo allora? E tu vuoi che io salvo sto pezzo? Tu vedi che sono sto pezzo, Lofra, madonna santa. Potevo acciuffare il cattivone della situation. E tu vedi che io salvo sto banana. Ma è incredibile, cosa mi fai fare? Cosa mi fai fare? Benvenuto Angel Viewer, benvenuto tra noi. Benvenuto Rupert, ma che cazzo, si chiama spoiler questi. Attenzione, riprendiamo direttamente da Jericho, da dentro a Jericho. Daniel, gli abbiamo sparato nel primo episode, nei primi minuti. Fujaski, proprio come te. Io sono Josh. Peps, sono Josh, Peps, è Peps quello. Gnocca. Cos'è che mi ha chiesto? Scusate, mi sono perso. Ok. Con il rimetteremo devia... Ma secondo me lui è l'ago della bilancia, capito? Cioè lui è il senso di tutta questa cosa, ovviamente, non è che ci vuole proprio, secondo me, un genius, ma è proprio il fatto che lui è il top del bene, chiamiamolo così, no? E che sono appunto gli androidi, bla 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 della società. E invece, secondo me, alla fine, ciupa, capito? Voglio una libertà. Ok, va bene, scusate, mi sono perso la domanda, quindi... Jericho. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. Però quella è gnocca, altro che cara. Traccia. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. Ah, sì, sì. Però gli è andata abbastanza male a quel tizio. Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Capisco come ti senti, ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Perso l'ha segnato il lucido diretto. Diretto. Vivere nel buio in attesa di qualcosa? Non è la mia idea di libertà. Diglielo! Ti senti perso? No! Come tutti quanti noi. Sì? Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Esatto, stiamo rinchiusi in questa barca fino a quando l'umanità smette di esistere. Ottima strategia. Puoi stare per tutto il tempo che vuoi. Andiamo ognuno nel suo angolino. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Ma che è Lucia?